qui con Pietro Galeotti, uno degli autori di Ideona. Una domanda subito a bruciapelo: come è nata l'idea di questo progetto? È nata qualche anno fa dall'esigenza, diciamo così, che non particolarmente sentita da questa categoria strana, spuria, professionale, che è quella degli autori televisivi, di farsi sentire, di far sentire la propria voce. Abbiamo pensato di creare un luogo e un tempo di aggregazione, diciamo così, appunto di questa categoria. Ed è nata l'idea, facendo perno su quello che è la classica leva, diciamo così, di tutte queste manifestazioni, cioè un premio che avesse come caratteristica quello di essere dato, di essere dato dagli autori televisivi agli autori televisivi. Da Loretta Goggi in quiz, a che tempo che fa? La strada è molto lunga, la differenza c'è. Vuole raccontarci un po' come è arrivato a entrambi i programmi? Beh, a Loretta Goggi in quiz sono arrivato in modo, insomma, del tutto casuale, oggi si potrebbe dire, anzi si deve dire assolutamente, al seguito di Fabio Fazio, partecipando ad un concorso per volti nuovi della RAI, uno degli ultimi concorsi che la RAI come servizio pubblico fece proprio per la scoperta di nuovi talenti televisivi. In seguito a questa vittoria Fabio fu chiamato a partecipare ad un programma che era Loretta Goggi in quiz, in qualità di valletto, ed ebbe un po' l'ardimento, mi sembra di poter dire, la spregiudicatezza, l'ingenuità di indicarmi come suo possibile collaboratore per quello che riguardava i suoi testi. Lui allora faceva le imitazioni. E qual è il genere che lei preferisce, che lei predilige? Non parlerei di genere che prediligo, a me personalmente piacciono ovviamente i programmi in cui sia possibile esprimere la scrittura. Secondo dell'esperienza, secondo i programmi, l'autore televisivo si trasforma di volta in volta in badante, assistente sociale, psicologo, runner, cioè fa anche delle cose che sono diciamo fuori dallo specifico televisivo che gli dovrebbe competere, che è quello dell'ideazione, della realizzazione della scrittura di un programma. Quello che conta dal mio punto di vista è che sia prevalente il rispetto del lavoro di scrittura e di ideazione dell'autore. Ha sempre voluto fare l'autore oppure prima aveva un qualche altro sogno nel cassetto? Non ci ho pensato fino al giorno prima di farlo, è capitato, come ti dicevo prima, per cui è capitato, poi ero talmente giovane, talmente a bruciapelo è capitato che non ho fatto neanche in tempo a metabolizzarlo. L'ho fatto e oggi onestamente non saprei fare altro e non potrei neanche immaginare qualche cosa di diverso. Qual è la ricetta? La ricetta migliore per riuscire a imparare a essere un autore, diciamo, con esperienza? Dunque, per essere un autore con esperienza ci vuole l'esperienza. Se posso dare un consiglio non richiesto, fare valere, come dicevo prima, la scrittura. E dovunque c'è qualifica, come dire, intanto c'è nobiltà in qualche modo, c'è dignità nella propria professione e c'è forse anche l'occasione per fare una cosa bella.